tutti e benvenuti in questa finalissima puntata di Crossroad. Ragazzi, diamo avvio per l'ultima volta alla sigla. Prima di cominciare voglio dire che è stato molto difficile per me nei giorni scorsi cercare di registrare, non solo perché, come avrete letto praticamente ovunque, questo nuovo game pack, il mio matrimonio è veramente tanto buggato, ma io ho deciso di non aspettare più oltre, di fare comunque questo matrimonio perché alla fine la puntata finale voglio godermela a prescindere dai bug del gioco. E iniziare poi con voi nuove avventure, tra cui la Legacy, di cui saprete a breve di cosa si tratterà. Ma volevo anche dirvi che, oltre ai problemi e mancati bug fixes che in questa settimana non ci sono stati, e da quello che ho potuto leggere saranno praticamente nei prossimi giorni, forse dei piccoli aggiornamenti, perché i problemi del gioco sono più che semplici conflitti tra codici. Ma l'altro problema è dato dal fatto che, come sicuramente saprete, le notizie di questa guerra mi hanno parecchio destabilizzato e, come avrete potuto leggere da quanto ho scritto su Facebook, io che mi occupo anche da quasi 10 anni ormai di associazionismo, cercando di diffondere tra le tante cose la cultura anche della pace, perché credo fortemente nella pace, in ogni caso sono estremamente contro la guerra in ogni caso. La notizia di quello che sta accadendo in Ucraina mi ha veramente distrutto. Per quanto ovviamente noi conosciamo solo una parte della verità, perché è inutile nascondere, che ovviamente noi siamo sottoposti a una propaganda atlantica. Ma io penso che la guerra in ogni caso non sia l'ultima soluzione, non sia l'estrema ratio, ma semplicemente non debba mai essere neanche una chance, una possibilità. E quindi sapere che mentre io gioco e, tra virgolette, mi diverto, altra gente è là fuori a combattere e a rischiare la vita è veramente destabilizzante. Quindi il posticipo di una settimana per quest'ultima puntata è stato dovuto anche a questo. Ci ho detto, cominciamo con il gameplay. So che non è, diciamo, molto diffusa questa cosa di dire i propri pensieri, i propri stati d'animo, anche in relazione a ciò che succede al di fuori del nostro gameplay, ma noi viviamo in un dato spazio-tempo e prima o poi dovevamo anche averne a che fare, quindi spero che a voi non dispiaccia. In ogni caso, io sono così, non mi interessa piacere necessariamente a tutti, io sono questa e spero apprezziate la mia onestà. Ci ho detto, ci sono delle novità, passiamo al gioco, di cui devo parlarvi, perché ora vi mostro subito le foto. Ragazzi, è successo. Il mio amatissimo Carmelo Berlinghiere, il papà di Monica, nonché marito di Anastasia, è morto. E la notizia, come vedete, ha sconvolto sia Anastasia che Monica, ma tutti i loro amici, tra cui Pierce, che sapete, Carmelo per Pierce era come un secondo papà. Pierce non ha perso tempo, era difficile continuare a vivere in quella casa piena di ricordi e ha invitato praticamente permanentemente sia Anastasia che Monica a vivere da lui, a cambiare il proprio paese, perché Brindleton, ragazzi, Brindleton è Carmelo, era lui che ci teneva a rimanere lì, ha fatto spostare da Dersal Valley, in quel posto stupendo di Brindleton, la sua famiglia, perché lui è anche un po', no, la storia di Brindleton, tra il ristorante più noto della città e tutte le sue peripezie, insomma, era difficile continuare a viverci ed è iniziata una nuova vita. Anastasia è andata in pensione, si sta dedicando all'orticello che hanno nella casa di Pierce e al lavoro a maglia, mentre, come vedete, la nostra Monica si sta occupando dell'orticello, ma sta studiando veramente duramente per diventare un'erborista. Ormai lo è diventata, infatti, vi mostro subito qui che nella sua carriera ci siamo iscritti al Ministero del Lavoro con il nome di erborista, quindi venderà su Plopsi, ma anche
diciamo per strada con il bancone, il banchetto, tutte le sue, tutti i suoi infusi e pozioni erboristiche. E c'è un'altra novità ancora, perché il nostro robot, che abbiamo chiamato Stay Frank, per invertire, no, il nome di Frankenstein, alla fine è stata la creatura appunto, che è stata creata da Pierce, che ha preso vita e che ci aiuta tantissimo con i lavori a casa. È stata aggiornata, tantissimi moduli ormai integrati, e l'abbiamo chiamato Stay Frank per ricordarci in maniera un po' inversa anche del mio Frankenstein. Mi conosce, sai, se è il mio romanzo preferito. Praticamente questo è tutto. Volevo però ricordarvi che il nostro Pierce ha raggiunto il vertice della carriera. Eccoci qua, il re delle macchine. E guardate qui, si è creato anche una bellissima tuta alla postazione per il lavoro sui robot, con cui lavora praticamente ai suoi arnesi vari. Ed eccoci qui a Tortosa, ragazzi. Tortosa è bellissima. Vi mostro delle foto che ho scattato durante le mie partite personali di sera. Mi ricorda tantissimo questa zona costiera della Puglia, in realtà. Non so se avete presente la zona di Monopoli, Polignano. Vi consiglio di guardare delle foto su internet, perché c'è tutta la zona della scogliera, guardate, a prescindere dal faro, che purtroppo non è come quello di Bridgerton. Non ci si può salire né fare fichi fichi, ma queste barche così accatastate, tutte queste scogliere, la città proprio antica, lo stile anche delle case, no? Se andiamo a guardare anche quelle che dovrebbero rappresentare le chiese, molto stile bizantino, quindi secondo me Pugliese al massimo di sera mi ricorda tantissimo proprio il lungomare meridionale, soprattutto pugliesi. Ma ci ho detto, abbiamo perso già tantissimo tempo, andiamo subitissimo in gioco. E cosa sta succedendo, ragazzi? Intanto Monica è venuta qui con la sua migliore amica, la nostra Maria, perché hanno già scelto il vestito e le varie ed eventuali del matrimonio che ci sarà, ragazzi, domani. Ma sono qui per scegliere insieme la torta, la voglio assolutamente scegliere. E oddio, ok, lei sta esprimendo il suo entusiasmo per il matrimonio. Però io direi, proviamo le torte varie, scegliamo quella per il matrimonio. Questo volevo farlo insieme a voi, perché il resto sarà sorpresa. Ho modificato anche il ritrovo nuziale in modo che sia speciale proprio per questa coppia. E direi di provare cuscino marrone, motivo floreale d'oro. No, io direi sfumature rosa 3 strati. Ok, lei proverà questa torta e vediamo anche cosa ne pensa la nostra Maria, perché voglio ordinarla da qui la torta. Il resto sarà un po' una sorpresa, però voglio farvi vedere chi saranno, insomma, gli ospiti del nostro matrimonio. Ecco qui la nostra torta. Oddio, questo dislivello è fastidiosissimo. Quanto era carino, ragazzi, che hanno messo i vari negozietti dentro degli edifici, anche se non ci si può entrare. Adoro questa cosa. E vediamo com'è questa torta. Normale, di Eliza Pancakes, ragazzi, cioè ci rendiamo conto. Quanto è bella tortosa, ragazzi. Ho letto su Twitter, perché sono anche su Twitter, mi serve tantissimo per il bouquet, andiamo a comprare il bouquet nuziale, assolutamente. Vi stavo dicendo che praticamente c'è tanta gente che si è lamentata del fatto che qui non circolano le macchine, ragazzi, ma evidentemente non sanno come funziona l'Italia, perché Tortosa è ispirata all'Italia. Praticamente queste sono zone pedonali, non si cammina con le macchine, sono chiuse al traffico. Quindi veramente di cosa vi lamentate? Qui si passeggia. Ma vabbè, ci ho detto. Il vestito di Monica sarà una sorpresa, ma il bouquet lo scegliamo insieme. Sono decisa, indecisa tra questo bouquet di rose rossastre, oppure io ne prenderei entrambi nel caso gli altri li lasciamo a casa. Anche questo è carino. Questo, no, questo deve essere. Fiori da giardino pastello, margherite variopinte, anche qua, bouquet dedicato di rose rossa, ragazzi, io non so decidere, rose rosa, è difficili, sono stupendi, margherite variopinte, dai, andiamo con quello, basta, ho deciso, lasciamo questi, sì. Ah, ok, quindi ce ne sono più di variopinte. Bouquet dei fiori da giardino. Questo me lo metto a casa, perché non so se lo sapete, ma i fiori si possono anche usare come decorazioni, bouquet. E quindi questo lo Buonasera. scegliamo. Tienili in mano, anzi, acquista anche altri fiori.
Perché mi serve, guardate la protagonista del nostro amato trailer, Dominique Soto. Acquistiamo dei fiori. Oh mio Dio, che emozione! E direi di prendere. Allora, non so se abbiamo le camomille, ma ci serviranno tanto per i nostri infusi. Le orchidee. Orchidee, rose di Natale. E bah, prendiamo anche questo. Tanto soldi ne abbiamo, perché vendendo la casa dei Pendleton abbiamo ormai un'eredità pazzesca. Già ne avevamo tanti di soldi vedendo il ristorante. Ma allora, vieni qui, Francesca. E voglio che tu tieni in mano. Ah, ne ho presi tre. Ok. Tienilo in mano, vediamo. Inizia, no, tieni il bouquet in mano, vediamo com'è. Tra l'altro, che ve ne pare di questo vestito? Mi piace un sacco. Queste sono le margherite variopinte. Ok, ti direi: smetti di tenere il bouquet in mano e tieni questo in mano. Oh, che carino questo! Bellissimo! Quasi quasi. Oddio, no, non tenere in mano, smetti di tenere in mano. Direi di prendere questo. Vediamo. Oh, no, vabbè, meraviglioso. Qui ci sono anche le margherite. Non so quale scegliere. Oh mio Dio! Allora, prova a tenerne due in mano, vediamo, si può? No, solo Romana! uno. Oh mio Dio, però forse questo è troppo grosso. Vediamo questo. Indecisione più totale. Allora, guardate, penso sarà questo. Volevo qualcosa di più colorato, ma. Ma temo che non ce la farò a decidere. Qui però ci sono anche le margherite, che sapete sono i suoi fiori preferiti, quindi penso vada per questo. Ok, allora è momento di scegliere la torta adesso. Andiamo qui e acquistiamo la torta nuziale. E poi, ragazzi, ci rivediamo direttamente domattina per l'evento. Speriamo che vada. Non dico tutto perfettamente, alla fine nulla può andare perfettamente, ma almeno decentemente. Allora, esposizione di torte nuziali con cupcake? No. Allora, torta nuziale con cuori nera? No, 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 no. Sono un po' veramente obbrobriose alcune. Obbrobriose. Allora, torta nuziale floreale. E a questo punto direi di prendere a due strati con rose d'oro. O rose verdi. Proviamo le rose verdi, dai. È andata, ragazzi. Vediamo un attimo la torta. Eccola qui, la mettiamo subito in frigo e torniamo a casa. Noi ci vediamo direttamente domani per l'evento. Ed eccoci qui, ragazzi. Ci troviamo nel lotto, nel ritrovo nuziale, così come l'ho modificato. Lo trovate in galleria. E oggi festeggeremo il matrimonio all'aperto. Ho voluto creare qui una piccola cappella che sostanzialmente combacia con praticamente la saletta interna dove ci sarà il buffet, ma è qui che ho modificato la parte più importante, secondo me, una specie appunto di cappella con tutte le vetrate gotiche, insomma, molto stile church, molto chiesa, però ovviamente non è una vera chiesa. Sapete che giustamente nel Sims queste cose non sono considerate. Ho modificato il lotto con i colori che interessano a me, soprattutto la parte esterna. Ed è qui che noi festeggeremo il matrimonio. Siamo qui dalle 11 spaccate. Ma ovviamente, ragazzi, il gioco è pieno di bug, quindi gli ospiti non prendono posto, gli officianti non prendono posto, idem in d'onore. E non mi ha, nonostante io l'avessi indicato e doveva essere Raul, il ragazzo delle consegne, a portarci le fedi, non lo dà come se non avessi selezionato. Quindi va bene, accontentiamoci di quello che abbiamo in questo momento e facciamo questo matrimonio perché abbiamo aspettato troppo. Ma guardate questi due intanto. Allora, ecco qui la nostra Monica con questo vestito. Lo volevo abbastanza campagnolo, floreale, ma semplice, non eccessivamente elegante, in pizzo sostanzialmente. E qui c'è il mio amatissimo Pierce. Allora, ragazzi, direi di mandare verso la navata il sim dei fiori, che sarebbe la nostra nipotina Roberta Delgato. Roberta, ti prego, vieni. Ovviamente gli ospiti sono tutti in piedi, non avevo dubbi. E Monica è qui ad aspettarci. Eccola, eccola qui, la nostra piccolina. Oh, ciao piccola! Ragazzi, cerchiamo di godere nel miglior modo possibile di questa cerimonia. Roberta, ti aspetto.
Roberta? Oh, eccola qui! Ovviamente, essendo tutti in piedi gli ospiti, non temo non funzioni, ma va bene. Oh, eccola qui! Sì, bello, bello, è durata tanto. È durata tanto. Oddio santo, va bene ragazzi, non perdiamo ulteriormente tempo perché, ripeto, sono qui dalle 11. Oh, ora ce la sta facendo, vedete? Prendete posto tutti. Bravissima piccolina mia. Guardate questo gioco di sguardi. Sei fiera del tuo zio. Ovviamente gli occhiali immancabili per la nostra piccolina. Ma direi ragazzi che è giunto il momento. Tra l'altro ho deciso che Monica camminerà da sola, perché ovviamente non essendoci il suo papà, perché è venuto a mancare, non ha senso, non ha per niente senso che si faccia accompagnare da altri, perché suo papà è il suo papà. E quindi direi cammina lungo la navata, mia cara. Proverei prima a far prendere posto a tutti. Oh, Monica! Come sei bella! Piccolina, sta piangendo pure. Pis, guarda la tua lei. Perché non mi stai camminando lungo la navata? Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! E a sto punto direi, ragazzi, che comincino le danze. Cambia le promesse. Cambia le promesse con l'officiante. Oh mio Dio! Ragazzi, guardate sti due! Come si stanno guardando negli occhi! Oh mio Dio! Oh. Ecco gli applausi, ecco gli applausi. Beh, diciamo che almeno stanno reagendo in maniera contenta. Dai gameplay che ho visto su YouTube non è scontato questo. Oh mio Dio, che carini! Ecco qui l'officiante, comunque c'è Maria al centro, quindi in un certo modo sta partecipando. Gli ospiti si sono seduti quantomeno. Noto un certo imbarazzo, soprattutto da parte di... Oddio! Monica! Sì! E ora è il turno tuo, Pierce. Vabbè, qui ci sono ovviamente i paparazzi che vengono a fotografare. Ivi, oddio! E Alessio, scusami tesoro, ti ho fatto male, non volevo. Oh, è andata! È andata! Oh mio Dio! Bene, le promesse sono state scambiate. È l'ora adesso di lanciare il riso. Fai che gli ospiti lancino il riso. Vai! Oddio! Che carini che siete! Perché non lanciate il riso? Facciamo che venite tutti di qui. Fai che gli ospiti lancino il riso. Oh! Non ce la possiamo fare! Perché non lanciate il riso? Quindi avreste... Ah, ecco, questo è il riso lanciato. Bene, grazie! Grazie, Campo Botto, Makata. Va bene, vi ringrazio. Allora, senza perdere ulteriormente tempo, io andrei direttamente qui a fare il brindisi. Oh, veniamo qui. Proponiamo un brindisi. Anzi, venite qui insieme prima. Attività cerimoniali, raduna. Prendete posto qui, ecco. Venite qui. Così facciamo già il primo brindisi. Non ce la possiamo fare. Creiamo il gruppo. Assodato che gli ospiti non vengono, io proporrei già il brindisi. Oh, almeno c'è nostra moglie qui. E forse è nostra nipote, chi lo sa. Oh, si inizia il brindisi. Oh, almeno questo ricordo creiamocelo, vi prego, anche se siamo solo noi due. Mi dispiace per te, Monica. Era meglio come era prima, forse, l'evento. Oh, e il brindisi è stato fatto. Bene. Direi adesso di... Amore, a noi. Oh. Allora, direi di... creare già il banchetto. Servi tutto. E qui riempiamo la fontana di caramello. Vai. Vieni qui. Nel frattempo, però, io vorrei prima di tutto venire davanti al laghetto. Facciamo venire qui il mio Stay Frank, perché volevo fare delle fotine. Quindi Stay Frank, vieni. E faccio fare un attimo le fotine ai nostri sposi. E ragazzi, direi che è arrivata l'ora del primo ballo. Con la musica adatta. Eh?
E poi voglio il bacio. Fallo, fallo. Perché non va? Perché non va? Sono le 21, momenti, mi finisce tutto. Allora, facciamo che... Te lo dico io, l'ora del primo ballo, vai. Perché? Ma se ti chiedessi almeno del bacio coniugale. Oh, eccoci qui. Oh. Cioè, io ho sperato tanto in questo ballo lento e voi non me lo date. Perché? Oh, ti prego. Adesso vediamo. Se possiamo fare il primo ballo. Fai il primo ballo con Monica, vai. Oh, Dio, ce l'abbiamo fatta! Gli ospiti sono ancora lì seduti. Oh, mio Dio, però ragazzi, finalmente il mio sogno si sta realizzando in questo momento. Io volevo questo, volevo proprio questo. Sì. Volevo proprio questo, volevo il lento. Siete stupendi. E ora andiamo a tagliare la torta, sempre che non si sia variata, giustamente. Che ne dite se andiamo a tagliare la torta? No, la torta nuziale. Oh, che carini che siete. Però devo dire, il ballo lento l'hanno fatto benissimo. Quando parte, l'hanno fatto benissimo. Il fatto che ondeggino, cioè, stupendo. Ma dai, sì! Quanto desideravo questo, il casquet finale, il casquet finale! Eh sì, è andata, è andata. E gli ospiti sono ancora lì fuori seduti. Ecco, il primo pallo è andato. Andiamo a mangiare la torta avariata. A fare quantomeno il primo taglio. Raduna per la torta, venite qui. Raduna per la torta, provaci tu. Niente, vai qui. Oh, nulla, sta andando secondo i nostri piani, ma non fa niente. Attività, dai, la torta. Allora, attività cerimoniali. Io direi, dai a mangiare la torta a Pierce, praticamente, perché non penso. Taglia la torta con Pierce. Perché mi fate questo? Altre scelte. Taglia la torta con Pierce. Oh, e perché? Non me la fai fare. Dai la torta a Pierce. Vediamo se almeno questo va. Oh, è andata. Vieni, Pierce. Mangiamo la torta variata. È così bella la torta, ragazzi. È così bella. Oh, mio Dio. Oh. Carini, nonostante la variata, la torta si è variata. Oh, e anche questo è andato, dai. Cosa ci manca? Niente più. Lasciala la torta, senti a me. Non la mangiare. Andiamo a festeggiare nella sala interna. Venite a vedere quanto ben di Dio c'è. Allora, chiama a tavola, venite a tavola, su. Anastasia, non mi odiare, ma Roberta ha fatto il casino qui, ripulisci? Oh, venite a mangiare, Pierce c'ha fame. Allora, prendiamo tutti una porzione insieme. Ah, vedete? Prenditi del tacchino, va. Oh, ma perché? Scusami, stai Frank, tu puoi mangiare, davvero? Io non ti ho mai dato da mangiare. No, vabbè, sei franca, anche tu al nostro matrimonio. E prova a vedere se lo puoi mangiare. Mangia mela di coperta. No, per i robot, dicevo io. Dicevo io. Anastasia, certo che tu devi mangiare. Prenditi del tacchino. Oh, mio Dio. Dov'è in tutto ciò, Monica? Ah, sei qui, giustamente. Amori miei. Dicevo che questo matrimonio è andato. Ovviamente sapevo che era pieno di bug, ma... Siete fieri l'uno dell'altra, ma certo che lo siete.
Io non ho dubbi, nonostante tutti i problemi, Monica, vieni a mangiare anche tu qualcosina. Cosa abbiamo, tra l'altro? Allora, abbiamo. Allora, abbiamo questo è tacchino, pollo arrosto e questo sempre pollo arrosto. Direi di prenderti una crostatina alla frutta? No, prenditi il pollo arrosto pure tu, dai. Fai le congratulazioni al tuo figlioccio, ammira la coppia fresca di nozze. E poi chiedi ben placito sposa. Ma che stai dicendo? Oh, vabbè. Adulalo, sì, perché sei stupendo. E poi, oddio, Roberta è come la madre, una goffona. Era allegra la bambina. Ma tu sei felice di tuo zio. Oh, Dio, guardate! Che foto stupenda è questa! Adoro, adoro! Per terminare, potrei invitare tutti. Ballo lento insieme a... E allora ballo lento insieme a sì, ti prego fallo. Direi a Brent che è il tuo migliore amico. Il lancio del bouquet, ragazzi! Raduna per il lancio del bouquet, vai! Lancialo, lancialo, che non abbiamo tenuto mezzo secondo in mano, tra l'altro, il nostro bouquet, vabbè. Dovrebbe essere una cosa fatta in automatico, ma vabbè. Ma almeno nel momento in cui lo acquisti. Il lancio del bouquet non va. A noi... Ah, che ci fai tu qui? Vattene! Però, cappero, espellila, espellila! È diventato autunno nel frattempo, ma credo che dal bagno all'altro noi lanceremo il bouquet. Yeee! Proprio la nostra madre che sta lì per morire, che non ha intenzione di risposarsi, ma almeno ce lo teniamo in casa il bouquet, ragazzi. Va bene, sapevamo che era pieno di bug, ma questo matrimonio sa da fa. Punto. Oh, direi adesso che sono esausta e quindi manderei. Raduna per l'inno di chiusura, basta. Senza aspettare più il lancio. Sono le 7 di domenica, è durato quasi una giornata questo matrimonio. Ma direi di, ok, radunarci per l'inno di chiusura. E ragazzi, andate in pace. Tu che stai facendo? Che lancio del bouquet? Ma quale lancio del bouquet? Inno di chiusura, vai. Ragazzi, potete andare a casa. È finita. Andate. Andate. Ecco. Pierce, giustamente c'è una certa età e mi è svenuto. Addio. Finiamo il matrimonio, ma vi dico sin da subito che prima di lasciarci per l'ultima e definitiva puntata, grazie Anastasia. Noi ci vediamo per un brevissimo aggiornamento sulla loro vita e su come andranno le cose, perché insomma volevo lasciarvi con una gioia. Diciamo che c'è stato il matrimonio, c'è stato, i vari eventi li abbiamo portati a termine anche se con tanta fatica. E vi faccio vedere almeno per un breve istante cosa accadrà nella loro vita. E il giorno dopo, essi erano sconvolti dal matrimonio, ma volevo farvi sapere appunto che domani partiamo per il viaggio di nozze e gli obiettivi di questo evento saranno solo il viaggiare, appunto, divertimento acquatico, ma staremo sempre a Tortosa, prenderemo una casa in affitto, solo Anastasia, oddio, Monica e Pierce staranno un po' di tempo da soli e volevo farvi vedere veramente come la nostra Monica è entrata ormai nel mood della vita di campagna, che veramente fa caso suo, ha anche acquisito lo stile di vita dell'amante dell'aria aperta e lo so, è un po' fame, ma dato che tu ami queste cose, godi un po' di ciò che ti offre questa vita di campagna, no? Veramente sta andando tutto benissimo qui. La casa è, non dovrei dirmelo da sola, lo so, ma è stupenda, stupenda per davvero. Raccoglieremo adesso questa anguria che guardate quanto è enorme. Mettiamo il raccolto. Qui c'è sempre Stay Frank che ci dà costantemente una mano e i nostri fiori, i nostri adorati fiori. Lascerei, dato che ormai è cominciato l'autunno, ma fa ancora un po' caldo qui la nostra Anastasia a ricamare tutine per bebè e direi di fare c'è una volpina? La volpina assolutamente
Pierce sta ancora dormendo, ragazzi, è veramente sconvolto, ma voglio farlo riposare perché domani dobbiamo essere per gli Arzilli per il viaggio di nozze. E è stata appena punta, va bene, non avevo dubbi neanche di questo. Assolutamente intenzione di far avere un bambino a Monica e Pierce, una nuova cuginetta quindi per Roberta o cuginetto. Abbiamo tantissima roba qui nell'inventario di Anastasia che colleziona da tempo, lavora a maglia da tempo, una specie di corredo, mettiamola così, per la stanzetta. Guardate quanti pupazzetti. Alcuni li regaleremo anche a Roberta, ma guardate, abbiamo già una tutina per neonati verde e rosa, in caso sia una femminuccia, un'altra tutina per bebè rosa con l'elefante blu. Ah, questo già ce l'avevamo, e va bene, l'altro lo venderemo. I calzini, di tutto e di più, ragazzi. Vi dicevo, lei è veramente ormai presa da questa vita di campagna, la adora, si trova nel suo Sorry, mondo. E chef's guardate official. qui, sta studiando Do tantissimo l'erboristeria. Vi mostro a che punto è. A Bravo, Sava. livello 7, Questo ragazzi, regno. cioè noi vendiamo le nostre pozioni, Cornwall, infusi vari, su Dollywood, Plopsia, guadagniamo un Low Night's sacco. Goma, Poi ci Kristen and mettiamo sempre col Gustav, banchetto anche Kim per and strada, Fanny, qui fuori casa a venderlo. E Yevany, quindi i soldi che guadagniamo Denise, sono tanti, Afra. tanti, tanti. Ma prima di salutarci, volevo mostrarvi le fotine del matrimonio di questi due, come sono belle, ragazze, tortosa e meravigliosa, nonostante tutti i difetti, tutti i bug del Game Pack. Lo scenario è comunque stupendo. Forse noi italiani siamo su questo poco obiettivi, perché sappiamo che è ispirato all'Italia, ma secondo me merita un sacco lo scenario. Non appena risolveranno, sicuramente non tutti i bug, sono certa che il gioco comunque migliorerà un sacco. Allora, vi ricordo che la casa la trovate in galleria, se vi piace potrete scaricarla, eventualmente selezionate la casella con il materiale personalizzato, non ci sono mod né CC, nulla di tutto ciò, ma le foto potrebbero averla compromessa, quindi essere lette come materiale personalizzato, ma così è. Io per il resto vi saluto, ringrazio per aver seguito questa serie così calorosamente, veramente vi ringrazio con il cuore e vi ricordo che ci vediamo per la nuova Legacy che in Italia è una sorpresa, non sta facendo nessuno, rimanete sintonizzati su questo canale perché ce ne saranno delle belle. Io ancora vi ringrazio, vi mando un bacio e ricordatevi che per supportare il mio lavoro e il canale potete iscrivervi, lasciare un like, ma soprattutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao!